I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui campi di Caprara sono stati indubbiamente i più belli della mia vita. Pierpaolo Pasolini. Non era difficile nelle periferie romane di Pietralata o Monteverde degli anni 60 imbattersi in una partitella tra ragazzini. Teatro, la strada polverosa, rari ciuffi d'erba, immondizia. Pasolini non aveva remore nel fermarsi, smettere i panni del poeta, regista, scrittore, e spesso nemmeno quelli, come testimoniano alcune famosissime foto, e buttarsi nella partita. Pierpaolo delle volte rinunciava anche a delle conferenze stampe, delle conferenze, voglio dire, anche delle cose, per andare a giocare a pallone, gli inventava la scusa, diceva oggi ho da fare, e andavamo a giocare a pallone. C'era uno che lo sport gli piaceva molto, il pallone per lui era fondamentale, perché era un po' uno sfogo, insomma, no? E quando noi andavamo in giro ci basta sentire un rimbalzo di un pallone che subito ci fateci giocare due calcetti pure a noi. Nel quarantennale della sua morte, meglio del suo omicidio, Roma ha voluto ricordarlo anche partendo proprio da quel binomio, calcio e periferia. Lo sport è un tema di emancipazione, cioè affronta storicamente dentro questo pezzo di città un tema di emancipazione per le classi popolari, lo è sempre stato, questo qui in particolare ha rappresentato questo. Per noi vedere che si commemora Pasolini dopo 40 anni dentro questo spazio, che è il più grande impianto sportivo comunale polivalente di Roma, non ce ne sono di più grandi, ed è stato fatto dentro una periferia allora ancora più estrema da adesso, secondo me è il vero segno di questa partita. Tanto mi piace a me la campagna, e il prato fiorito con le margherite! Signore! Signore! Arbitro, strozzale c'è questo fischietto! La messa, ma detta cantando! Di parlare di messe! Diceva che una partita di calcio era come un mese di vacanza. Le borgate romane per Pasolini erano insieme luoghi reali e immaginari, di assoluta anarchia, anche estetica, nell'Italia ubriaca di edilizia sfrenata, dove miserie e grande umanità si sfioravano e si toccavano. È interessante anche vedere come è cambiata la periferia, no? Che era quella che raccontava lui. Semplicemente, forse così come nell'urbanistica e l'architettura, è stato semplicemente messo un manto sopra, ma la terra sotto è la stessa. Arrivando qui si aveva ancora un po' l'impressione di essere una periferia pasoliniana, però già erano arrivati i condizionatori d'aria, non ci si vedono, i palazzi sono tutti ridipinti. Quindi è cambiato tutto, è cambiato il paese, però il paese è diventato quello che Pasolini aveva annunciato 40 anni fa, quindi è un paese più cattivo, più duro, più antipatico. Ride e piange l'Italia, se da qui col canto di un ragazzo improvviso il suo esistere esprime. Luna domenicale, io se son vivo lo sono in questa terra, lo sono per la gioia di conoscerla e darmi ad essa per averla. Al campo 25 aprile, quello dove giocava l'Alba Rossa, squadra del Partito Comunista Italiano, lo spettacolo Pierpaolo è forse il miglior tributo al ricordo dello scrittore. Non si sa dove inizia il calcio e dove il teatro della vita. Come sei sempre più brava, come stai? Bene, come si sente lei in questo momento, signor Ministro, con il pubblico davanti? Che sensazione le dà stare qua? Un sapore di Fernet. Io... Ministro sulla soglia del Parlamento, in questo sapore dignitosamente marrone, sia pure con la bava amara, come l'alone della luce delle ombrelle atomiche, sorrido entrando agli usceri, come se con loro condividessi un padrone. Stanno arrivando ogni giorno, sui barconi, centinaia, migliaia di disperati. Sono scappati dalla guerra e dalla miseria. Se gli lanci un pallone, cominciano a giocare e qualcuno anche a sognare. Come avrebbe gridato il bravo telecronista dopo questo preziosismo? Eurogol, Eurogol, grande campione Edi.
Proviamo a sognare. A Torricella c'è un osservatore del Milan che segue un ragazzo del Forcella. Vede Edi, lo avvicina a fine gara, poi il provino, un contratto faraonico, cori sugli spalti di San Siro, pubblicità, donne in fila a fine partita per un selfie con il campione. Ci riporta alla realtà il calcio d'inizio dato da Monsignor Seccia, vescovo di Teramo. Un gran lavoro quello della Chiesa attraverso la Caritas. I ragazzi, seppur da volontari, perché la legge non lo permette, chissà perché, gestiscono il Verde Pubblico di Torricella. Un'associazione culturale, sono andati anche a San Pietro, ha insegnato loro l'arte di creare tappeti di segature e petali di rose chiamate infiorate, e poi la WISP che ha iscritto la squadra al campionato provinciale. Decisione presa in un attimo da parte della cooperativa che gestisce il soggiorno e l'inserimento attraverso corsi di italiano. Il presidente è Carlo Barbieri. Emerse la voglia di giocare, di fare sport, e crediamo che anche lo sport sia un bel momento di integrazione. Alla fine, Torricella 3, Forcella 2. Il capitano degli avversari riconosce la superiorità. È una bella squadra, molto giovane. Giovane ma educata sul campo e anche ben preparata. La decisione è stata presa in pochi giorni, non sono arrivate le maglie, una società del Pescarese le ha portate. Ci siamo subito attivati anche con altre squadre della WISP, abbiamo procurato magliette, pantaloncini, calzettoni, qualche pallone. E loro, l'11 in campo, come avrebbe detto il bravo telecronista, è con il morale alle stelle. Dopo le violenze in Libia, la morte che vedi su quei barconi, un po' di felicità. Tu giocavi già a calcio? Sì, con gli amici a mio paese. Di dove sei? Mali. Senti, ma è vero che qualche squadra importante vuole fare il provino? Sì, quando io c'è la possibilità, sì. Ma tu che sogni, di diventare un calciatore? Sì, sì, io sogno tanto. Mi sogna diventare un gran calciatore. Tanti soldi. E non più essere profugo e magari avere gli applausi. Sì. E già, sognano il successo, già immaginiamo il titolo da profugo tollerato e a volte nemmeno tanto a eroe dei tifosi. Il calcio è migliore del mondo. Felice anche l'allenatore, che non è un professionista. Hanno un campo di fortuna all'interno di Villa Emmos, realizzato e costruito da loro, e comunque lì corrono, si allenano. La WISP ha già organizzato un'amichevole a Forlì per pubblicizzare lo sport che si gioca con i piedi ma anche con il cuore. Andremo a Forlì a fare una giornata, a portarli, a farli divertire. E, che poi tra l'altro ci divertiamo più noi a guardarli